È l'incontro ufficiale della diocesi con il vescovo nazareno dei fidanzati. Ecco, allora io direi come fidanzati ci presentiamo, ci alziamo tutti in piedi e ci facciamo un applauso perché stiamo qui. Questi sono i fidanzati della diocesi, una parte almeno. Vengono dal mare, dai monti, con la neve, con il vento, sono venuti qui a Macerata. Come è organizzato questo pomeriggio? In questo pomeriggio pregheremo insieme. La preghiera, se ci riusciamo, sarà una preghiera di coppia, in silenzio. Ovvero sia, tutte le coppie saranno vicine, si terranno per mano e vedremo passare il Salmo 1 e lo preghiamo con il cuore, in silenzio, tenendoci per mano. Poi ascolteremo la parola di Dio, un brano della Genesi che parla di fidanzamento. Il Vescovo ci spiegherà questo brano e poi ci sarà la possibilità di fare domande al Vescovo o direttamente con i microfoni che faremo girare o anche, ci siamo modernizzati, con degli sms, vi diremo a quale numero scrivere e potrete fare domande che verranno proiettate in diretta, se tutto funziona come dovrebbe, e il Vescovo avrà la possibilità di rispondere. Poi ci sarà... Ecco, Superman. Ci saranno... vi sono stati dati dei fogliettini con delle parole chiave. E vi diremo dopo che cosa farci con questi fogliettini, ve lo diranno Federico, verranno consegnati dopo. Poi alle 17.30 ci sarà la Santa Messa e per le 22 finiremo, forse prima, insomma. Allora iniziamo con un clima di preghiera, di ascolto. Ovviamente tutti insieme iniziamo con il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Dal libro della Genesi. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra tra la mia parentela a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo, se la donna non mi vuol seguire, in questa terra dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo, guardati da ricondurre là mio figlio, il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato. Alla tua discendenza darò questa terra. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Parola di Dio. Non abbiamo letto tutto questo capitolo 24 del libro della Genesi, che è molto lungo, è un piccolo romanzo, ma quando avrete tempo vi inviterei a leggerlo, perché sicuramente nell'Antico Testamento il testo più chiaramente dedicato al tema del fidanzamento, perché racconta la scelta della sposa di Isacco, il loro incontro e la preparazione del loro matrimonio. Isacco non è una persona qualsiasi nella Bibbia. Abramo è il primo credente, l'uomo che Dio ha scelto dopo che l'umanità, secondo il racconto biblico, attraverso il peccato di Adamo e poi via via, si era sempre più allontanata da Dio, per cominciare a scrivere una storia nuova. Prima c'era stata la storia della creazione, poi c'è stata la storia del peccato dell'uomo. Con Abramo Dio comincia a scrivere una storia nuova, la storia di un cammino di salvezza, la storia che giunge fino a noi. La storia di Dio che propone ad un uomo e alla sua sposa, Sara, che tra l'altro sperimentavano il fallimento, perché tutta la vita avevano sperato di completare il loro amore diventando genitori e questo figlio non nasceva mai. Dio gli propone, fidatevi di me, facciamo un patto noi tre, lasciate che nel vostro essere coppia ci sia anch'io. E se faremo questa alleanza, se ci coinvolgeremo tutti e tre in questo essere coppia, essere famiglia, voi sperimenterete una pienezza nuova. Vinceremo il male. Questa è la proposta che Dio fa ad Abramo. L'inizio di una storia nuova. Non Dio che distrugge l'umanità peccatrice come nel caso raccontato dalla narrazione del diluvio, ma Dio che in mezzo a un'umanità segnata dal peccato dice chi ci sta con me a costruire una storia nuova? Isacco è il primo figlio. Isacco è il primo uomo nato in questa storia nuova, una storia di collaborazione tra Dio e l'uomo.
E la storia del fidanzamento di Isacco è la storia di un nuovo inizio, una famiglia nuova che fin dall'origine parte in collaborazione tra Dio e l'uomo. Dio aveva creato il mondo, ci aveva messo l'uomo, l'uomo era andato per conto suo, voglio fare senza Dio. Il risultato è un disastro. Questa storia nuova è, Dio dice all'uomo, vogliamo ripartire insieme? Nasce un figlio e questo figlio comincia a vivere il suo costruire una famiglia fin dall'inizio in questa logica nuova, insieme con Dio. Se uno dovesse riassumere la novità della storia di Abramo che giunge fino a noi, è l'uomo credente. E l'uomo credente chi è? È quello bravo, quello buono, quello che non fa peccati? Guardate, leggetevi la Bibbia, ne trovate di tutti i colori. Anzi, dopo Abramo l'hanno fatti più grossi di prima. L'uomo credente non è l'uomo che non fa peccati. Anche nel Vangelo di due figli, i famosi due figli della parabola, uno era un peccatore subito dall'inizio, quell'altro sembrava bravo, ma alla fine risulta peccatore pure quello, perché è geloso del suo fratello e non si fida dell'amore del padre. Paolo dice tutti abbiamo peccato. Quindi la storia dell'uomo con Dio non è la storia dei santi, è la storia degli uomini nel peccato. Però gli uomini che si fidano di Dio e cercano di camminare insieme con Lui. Questo racconto, se rileggerete Genesi 24, vi spiazzerà un pochino. Non dimenticate mai, non dimenticate mai che la Bibbia è storicamente lontana da noi e culturalmente lontana da noi. Questo testo, nella forma che ha adesso, nasce intorno al 500 avanti Cristo, 2500 anni fa. Capite che un cambio culturale per leggerlo ci vuole. Per esempio, questo testo dà per scontato che il fidanzamento funziona così. Un padre, quando è convinto che è ora che suo figlio si sposi, si dà da fare per trovargli una brava moglie. Certo, a noi questo ci colpisce perché diciamo, ma come? Scusa un attimo, l'amore deve essere libero. L'amore deve essere libero. Ma in quella cultura era normale. Però se avete ascoltato, il valore della libertà c'è. Perché a un certo punto il servo gli viene detto, tu vai a trovare un figlio, una ragazza per il mio Isacco. E se lei non vuol venire? Se lei non vuol venire, no. Tu proponigli di venire qua, perché, dice Abramo, perché io qui ho cominciato una nuova storia. E allora non voglio per Isacco una persona che non sia disposta a vivere questa nuova storia, ma deve sceglierlo liberamente. Come Isacco, dice la Bibbia, ha scelto liberamente di entrare nella storia di Dio quando nel racconto del sacrificio, lui quando si rende conto che il padre stava per sacrificarlo, non fugge. È un uomo vecchio e un ragazzetto su mezzo a un monte da soli. Se il ragazzetto vuole scappare, chi lo chiappa? No? Il testo è chiaro. Isacco sceglie. Isacco ha scelto Dio. E anche Rebecca dovrà liberamente scegliere Dio. Per cui è un testo collocato in una cultura, ma che rispetta il valore della libertà. Che cosa ci dice questo testo? Alcune cose importanti. Questo servo,
viene inviato a cercare la ragazza per Isacco. E questo servo dice, ma chissà se ce la faccio, chissà se ce la faccio. E nel corso della storia c'è un'idea che si ripete varie volte. Qual è questa idea? Abramo, quando il servo ha paura di non farcela, trovare una ragazza proprio speciale come vuole Abramo per il suo figliolo, Eliezer, questo servo, viene rincuorato da Abramo. Non ti preoccupare, Dio manderà il suo angelo a guidarti a riconoscere colui che Dio ha scelto. Colei che Dio ha scelto. Adesso ormai confondo tutto, uomini e donne, non ci capisco più niente. Allora, no comment. Allora, colei che Dio ha scelto. Quando poi Abramo sta, Eliezer, il servo, sta per arrivare e decide dove si va a trovare una ragazza. Noi avremmo detto in discoteca, è il posto dove se ne raduna di più, no? Allora, a quei tempi, dove era il posto dove si radunavano di più le donne? Guardate che furbo il servo. Le donne stavano sempre chiuse in casa. Era difficile trovarle. Salvo quando la mattina, presto, andavano a prendere l'acqua alla fontana. Difatti nella Bibbia tutti i racconti di fidanzamento narrano di uno che va vicino a una sorgente e si mette lì appostato. Perché? Perché era il posto dove trovavi le ragazze. E quindi questo servo saggio sa, vengono tutte, qualcuna la vedo, e mentre sta aspettando prega. Signore, mostrami chi è questa. Poi c'è la storia, lui riesce a identificarla, si fa avanti, dice che sta cercando una fidanzata per il suo padrone e allora va a casa, parla con i genitori, parla con i fratelli, sembra che la cosa non abbia prospettiva, lui allora racconta tutto. E alla fine i fratelli dicono, beh, se lei vuole andare, seconda volta la libertà, se lei vuole andare, vada, perché ormai è chiaro che questa cosa viene dal Signore. Anche loro riconoscono. Allora ci sono tre momenti, e nella Bibbia quando una cosa succede tre volte non è un caso. Sono tre volte in cui il testo riferisce con chiarezza nella convinzione di Abramo, nella convinzione di Eliezer e nella convinzione dei parenti di Rebecca che non è stato un intrallazzo, non è stato un accordo economico, una bella vendita di una bella sorella, così hanno avuto un bel prezzo. Ma è stato qualcosa che Dio ha progettato. E la Bibbia lo ripete per tre volte, e questo è il grande racconto del fidanzamento, al punto che nella tradizione ebraica, quando si benedicono i fidanzati, si dice ti benedica il Signore come ha benedetto Rebecca e Isacco e li ha fatti incontrare. Allora, c'è una convinzione forte di questo. C'è questa convinzione. Due persone che si trovano sono state scelte da Dio. C'è un detto rabbinico, voi sapete, io sono esperto d'Antico Testamento e di tradizione ebraica, quindi c'era un mio amico prete che mi chiamava Rabbi Nazareno, dice tu non sei un prete, sei un ebreo. Però nella tradizione ebraica ci sono delle cose bellissime che valgono credo anche per noi. Nella tradizione ebraica
Un rabbino un giorno fa questa domanda, perché loro si facevano delle domande divertenti. Dice: Dio ha creato il mondo 6 giorni, il 7° giorno si è fermato a guardarlo. Dice, e mo che fa? Perché il mondo l'ha creato. Dice, ora che fa Dio? E dice questo rabbino: Dio, dal giorno della fine della creazione in poi, crea le coppie. È bellissimo. Dio che fa ora? Siccome Dio è creatore, no? Non può fare così né da poco. Ha fatto il mondo. Dopo aver fatto il mondo, che cosa fa? Cosa può fare di altrettanto grande, di altrettanto significativo? Dio crea le coppie. E guardate, questo corrisponde ad un'esperienza umana che tutti voi, sono certo, avete fatto. Perché? Perché ti sei messo con quella? Perché ti sei messa con quello? Beh, dopo lo scopri. Ma lì per lì, perché con quella e non con un'altra? Ma sapeste le storie che ho sentito di fidanzati in 31 anni da prete? Una delle cose che mi divertivano di più quando venivano a fare i fogli, dico, intanto raccontatemi il vostro fidanzamento. No, era anche un modo per così. Poi ho scoperto che era bellissimo e mi sono appassionato alle storie. E quanta gente ti dice, ma guarda che caso. Io ero andato per fare tutt'altro, io ero andato perché mi piaceva una e sapevo che a quell'incontro c'era quella, e poi ho trovato quest'altra, le volte che mi è stato raccontato. Io ero stato invitato perché c'avevo da fare tutt'altre cose, è passata una, la prima volta che l'ho vista ho detto, mamma mia, e che crede che ce l'ha solo lei? No? Molto fine la cosa, però così capite che è vero, chi no, non sto inventando, vi racconto qualcosa che mi è stato detto da qualcuno di vero. Ma chi se crede quello, il padrone del mondo, mo gli devono svenire tutte dietro? Eppure, vedete, qui già siamo di fronte. Riflettendo sulla vostra esperienza, siete di fronte a un bivio. O la vostra vita è guidata dal caso, e allora è il caso. O nella vostra vita si è coinvolto Dio, e allora è il Signore che crea le coppie. E guardate, entrare fin dal fidanzamento con questa logica cambia tantissimo, cambia la storia di una coppia. Perché se io leggo che la mia vita è stata solo un caso, fortuito o sfortunato, nei momenti in cui va male penso, cavolo come mi ha detto male, e comincerò a cercare altri casi fortunati. Ma se comincio a crederci che questa coppia l'ha formata Dio, allora forse comincio a pensare che l'altra non è una che mi è caduta dall'alto o l'altro mi è caduto dall'altro come una strana pera sulla testa di Newton. No, no. Se ci credo che l'altro è un dono, che la cosa proviene dal Signore, come dicono i fratelli di Rebecca, questo mi dà una forza speciale. Ti dà la forza per cominciare a pensare che la tua famiglia, e a partire dalla vostra coppia,
non è solo qualcosa che riguarda voi, ma è un dono di Dio. Se l'altro è un dono di Dio, allora è qualcosa di prezioso. Sapete, è il solito ebreo, come si celebra il matrimonio nella tradizione ebraica? Nella tradizione ebraica, uno dei vari riti all'interno della celebrazione del matrimonio è che si prende una coppa di cristallo, solitamente cristallo di Boemia, qualcosa che valga, insomma, una cosa seria. Poi ci si mette dentro del buon vino, lo sposo e la sposa bevono dalla stessa coppa, poi questa coppa viene avvolta in un telo ricamato, molto bello, messa a terra, e lo sposo la infrange con un colpo di tacco e infrange il bicchiere del matrimonio. Dicono i rabbini che il primo significato è che solo lui beva dalla mia coppa, solo lei beva dalla mia coppa, e che nessun altro possa bere dalla nostra coppa. È un significato. Però ho trovato un altro significato che mi è piaciuto molto. C'è un commento che dice: voi siete una coppa preziosa, avvolta dall'amore di Dio, ma posta a terra, su questa terra. Se qualcuno di voi calpesta questo amore, la coppa si infrange. C'è una protezione di Dio, ma non dimenticate mai che siete una cosa fragile. C'è una protezione di Dio, ma siete una bellissima e fragilissima coppa di cristallo posta su questa terra. Posta su questa terra vuol dire che se uno ci passa sopra, può distruggere. Allora, questo ci porta a capire che siamo preziosi, siamo un dono l'uno per l'altro, siamo avvolti dalla benedizione di Dio, ma non dobbiamo mai dimenticare che siamo fragili, che il nostro amore è una cosa preziosa e fragile che va difesa. Nessuno può passarci sopra, perché se ci passano sopra ci schiacciano. L'uno deve difendere l'altro. In questa storia c'è una preoccupazione, ci sono dei criteri che Abramo dà per scegliere la fidanzata di Isacco. Questi criteri sono interessanti perché, non perché li dobbiamo seguire adesso, però perché ci ispirano su che cosa costruisce e che cosa divide una coppia. Ed è un elemento su cui riflettere durante il fidanzamento. Allora, primo criterio, dice Abramo: non voglio che tu vada a scegliere una moglie per Isacco tra i pagani. Vai a scegliere nella mia famiglia una donna credente. Vedete, c'era la percezione nel mondo biblico che siccome l'amore è tanto fragile, l'unità della coppia è così fragile, se non c'è una sintonia forte della stessa famiglia, della stessa razza, della stessa fede, è una visione molto razzista, Tenete presente, non vale. Però, che cosa ci dice in positivo? Ci dice, è quello che poi dicevano i nostri vecchi, moglie buoi dei paesi tuoi. Anche questo, se è letto come concetto razzista, è cretino. È cretino. E la natura ce lo indica, al punto che se due sono troppo vicini,
sono così tanto della stessa famiglia che sono parenti stretti, cugini o altro, è rischiosissimo. Quindi la famiglia ti dice che il matrimonio deve andare verso l'esterno. Però l'idea di avere elementi da condividere, questo è importante. Condividere la visione del mondo, condividere il più possibile la fede, condividere il più possibile un progetto comune, anche un po' i gusti condividere. Perché è importante che nel fidanzamento ci si parli? Nel matrimonio è indispensabile, no? Sia chiaro. Nel fidanzamento è importante, se no non si va avanti. Nel matrimonio è indispensabile, se non si va da nessuna parte. Perché è importante comunicare? Perché la condivisione degli obiettivi, dei progetti, del sentire, nasce dal comunicare, cum dividere. E la prima condivisione è dei pensieri e dei desideri. Come si fa a condividere i pensieri e i desideri se non ci si parla? No? Spero che non vorrete fare come mi faceva un seminarista che mi metteva, siccome gli stava allergico il codice di diritto canonico e doveva fare l'esame di diritto canonico, aveva messo il libro di diritto canonico sotto il cuscino. Cioè, dormendo per osmosi, i canoni mi passano dentro il cervello. No, mi ho detto, non funziona. Non funziona. Così, per osmosi, le cose non passano. Condividere. Questo è il primo criterio. Il dialogo, il confronto, la condivisione. Secondo criterio, quando questo servo arriva al pozzo, come fa a scegliere la fidanzata giusta? Ah, geniale, questo era veramente sveglio, eh? Dice: io arrivo, mi presento come un poveraccio che ha attraversato tutto il deserto e chiedo: ragazze, chi è che mi può dare un po' d'acqua perché non c'ho il secchio? Vi ricorda qualcosa? È la stessa cosa che farà Gesù con la samaritana. Ci farò così. Perché? Perché? Perché c'è una dote fondamentale su cui si può costruire la scelta. Non dice: scelgo quella con la minigonna migliore perché sono sicuro che così Isacco si innamora. Non dice: scelgo quella coi gioielli più ricchi perché i soldi non guastano mai. No, scelgo una persona di cuore. Scelgo una persona di cuore. Una persona che davanti ad uno straniero, povero, che ha bisogno d'aiuto, prova compassione. Una che non se ne frega. Cioè una persona ricca di umanità. Una persona ricca di umanità. Bel criterio. Bel criterio. Ragazzi, ragazze, se nell'altro, nel dialogo, scoprite che l'umanità non c'è. Ah, ma c'ha la macchina grossa. Tanto prima o poi se la gioca, ti preoccupa. Ama. Quello che resta alla fine e su cui potrete costruire è Dio
e l'umanità dell'altro che ti sta al fianco. L'umanità. L'umanità. E anzi, succede una cosa che conquista quest'uomo. Quando lui chiede a Rebecca di dargli da bere, lei dice sì, anzi, do da bere anche ai tuoi cammelli. Non gliel'aveva chiesto nessuno, eh? Non era tenuta a farlo. Una persona che sa donare. Una persona che sa donare. Perché per costruire una famiglia ci vorrà sempre un momento in cui uno dei due sappia donare gratis. Perché se in una storia di coppia io do sempre in base a quello che ricevo, se io sto sempre a pesare ciò che ho ricevuto per poi restituire, non si arriva, manca il sabato santo, non la domenica, si va da nessuna parte. La storia di coppia è una storia di dono. Una persona ricca in umanità e capace di dono gratuito. Questo è il criterio che la Bibbia ci dice dobbiamo scoprire e coltivare nell'altro e nell'altro. Il tempo del fidanzamento è un tempo di scoperta. C'è una bella umanità nell'altro, nell'altra? Sì. Cosa possiamo fare tutti e due per farla crescere? Tu la tua umanità e io la mia. Questo è il fidanzamento e questo sarà il matrimonio. C'è una disponibilità al dono di sé nell'altro, nell'altra? Sì, beh, questa è la base. Cosa possiamo fare per crescere in questa capacità di dono gratuito? Questo costruisce. Ed infine, l'ultima cosa che è fondamentale per passare dal fidanzamento al matrimonio. Quanti anni avrà avuto Rebecca? Secondo le usanze del tempo, 12-13 anni. Perché ci si sposava a 14. Beh, vabbè, si moriva a 35, eh? Cioè, la vita, no? Un uomo di 50 anni era già uno. Quindi la vita era tutta accelerata. Diciamo, i 13 anni di Rebecca erano i 24-25 di oggi. Però siamo a Babilonia, è arrivato uno che dice di essere il servo di un parente che viene dalla zona vicina a Gerusalemme, cioè dall'altra parte del mondo. A questa ragazzetta che non è mai uscita di casa se non per andare a prendere l'acqua, gli dice: io sono convinto che c'è uno sposo per te e c'è un futuro per te. Mi piace quello che ho visto in te, so che piacerà tanto anche al mio padrone. Dio ci ha guidato in questo. Te la senti di venire con me? E questa dice sì. L'ultima caratteristica per essere e per costruire un fidanzamento e poi un matrimonio è lo spirito d'avventura. Mi sembra una cavolata, ma c'è. Ci vuole lo spirito d'avventura. Ci vuole. Sì? Perché non scoprirete mai l'America se non prendete le caravelle e non partite. Ci vuole lo spirito d'avventura. Per questo ci si può fidanzare solo da giovani. E se uno ha 20 anni ma è vecchio, non si fidanzerà mai. Ah, ma ne conosco tanti, eh?
Conosco tanti figli di mammetta sua. In questo siamo più bravi noi uomini che le donne, che hanno uno spirito di avventura pari a zero e che già uscire dalla culla o tirare un po' troppo il cordone ombelicale che per errore la ginecologa non ha tagliato, no? È un problema. Ci vuole spirito d'avventura. E allora concludo così. Buona avventura. Buona avventura tenendo presente che partite per un volo che non finisce il giorno del matrimonio. Il giorno del matrimonio, dal nostro punto di vista cristiano, sapete cosa succede? Vi riempiono i serbatoi dell'aereo, no? Perché vi donano tanta grazia di Dio. Non per finire il volo, ma per volare ancora più lontano. Questo è il mio augurio e questo mi sembra l'augurio della parola di Dio. Andatevela a rileggere questo capitolo 24 e credo che vi darà un po' di ispirazione, almeno spero. A me me l'ha data non per il vostro fidanzamento, ma per un altro fidanzamento, perché tanto il cuore umano è sempre uguale, eh? Non è che ti fai prete per motivi diversi dal fatto che ti sei innamorato, perché se no non dura. E quindi in questo vi capisco. Bene, auguri. Dopo la lezione del Vescovo, veramente bella, ricca, profonda, vicina alla vita di ogni coppia, ci diamo 5 minuti di pettegolezzo di coppia. Cioè, in coppia se ne parla un po' e poi c'è la possibilità di parlare, di fare domande al Vescovo, sia per via cellulare, sia se volete con il microfono. Io rimetto la musica di prima e ci diamo 5 minuti di pettegolezzo di coppia, ma silenzioso, no sguaiato. La musica ci serve per non superare le voci di chi ci sta vicino. 5 minuti in coppia.
chi è che rovina? Intanto, se volete pensare a delle domande mentre fate pettegolezzo di coppia, che comunque funziona, potete farle, insomma, ecco, che la segreteria le prende, le elabora e le proietta. Potete fare domande al numero 329-88-11082 oppure parlare alzando la mano, che fra qualche minuto toglieremo la musica e daremo la voce a chi in sala ha intenzione di fare domande o interventi. Allora, ricompattiamoci. Il pettegolezzo sta diventando caciara, quindi va bene, però fermiamoci. Allora, Federico va in giro con il microfono, alzate la mano. C'è qualcuno che vuol fare delle domande, sottolineature, raccontare piccoli pezzi di storia, della propria storia, può farlo ovviamente liberamente. Intanto la prima domanda. La coppia che fa questa domanda rimane anonima. Io sono un rappresentante. Allora, eccellenza, pongo la domanda per una coppia che si ritrova totalmente nelle esperienze di Abramo e Sara, più che di Isacco e Rebecca, ma anche di Isacco e Rebecca. Questo lo denota il modo assai stravagante in cui si sono incontrati. E lì è presente sicuramente l'intervento del Signore a creare la coppia, perché è stato assai stravagante. Loro hanno fatto entrare Dio nella loro casa, condividono i loro progetti e dialogano sui loro sogni. Donano loro stessi al partner senza aspettarsi quasi sempre niente in cambio. E si sono avventurati in un percorso veramente difficile per vivere insieme. Questo è arrivato dopo molto tempo e molte difficoltà. Ma come Abramo e Sara non riescono ad avere una discendenza. Questo non significa che forse Isacco non arriverà o arriverà, però per adesso c'è questo problema. In questo caso, quale può essere il progetto di Dio su di loro? Visto che Dio era con loro il giorno delle nozze e li ha benedetti con la frase famosa, no? Quella lì di una discendenza. Grazie. Mentre aspettiamo che altri facciano domande, prima di tutto devo dire
Da quando sono in questa diocesi ho scoperto che voi avete una grande stima del Vescovo. Proprio grande. Però vorrei che sapeste che il Vescovo è un piccolo uomo che non ha tutte le risposte. Soprattutto, se non sarei falso, non sa che cosa pensa Dio. L'ho scoperto tante volte nella mia vita. Non so che cosa pensa Dio. E soprattutto non lo indovino prima. Questo mai. Parecchie volte mi sono trovato nella mia vita in delle situazioni in cui pensavo che Dio non ci fosse, o che si fosse dimenticato di me, che mi avesse cacciato in casimbolos, che proprio non... Dico, ma scusa, ti sei distratto un attimo? No? Capisco che c'hai da pensare tutto l'universo, ma no, questa non ti doveva sfuggire. Poi spesso, non sempre, non sono quello del mulino bianco io, nella vita c'è la croce, nella vita la croce c'è, e la croce è la sofferenza innocente, non la sofferenza e basta, la sofferenza innocente. Quindi nella vita la croce c'è, e l'ho sperimentato, dei momenti di sofferenza del tutto innocente ci sono. Altra cosa però che ho sperimentato è che a volte Dio ti dona ciò che tu gli chiedi e che lui ti ha promesso, ma in una maniera tutta sua. In una maniera tutta sua. Io, per esempio, è buffo, una delle cose che... Vi do un esempio per capire. Uno dei motivi per cui sono prete è perché ho conosciuto fin da bambino un grandissimo prete che aveva la capacità di contagiare la vocazione. Da un paesino di 600 persone, in 26 anni in cui c'è stato, ha tirato fuori 5 preti, 2 suore e un missionario. 5 preti, 2 suore e un missionario. Senza forzare mai nessuno, senza dire mai a nessuno tu sei fatto per far prete o tu sei fatto per... Semplicemente confessando, predicando, guidando spiritualmente, senza mai forzare nessuno. Contagiava, in certi versi. E devo dire che nella mia vita mi era sempre rimasto nel cuore questo desiderio di essere uno che contagiasse la vocazione. Allora, di tutti i giovani che io ho seguito dall'inizio, e sono tantissimi, non è mai venuta fuori una vocazione che io potessi dire l'ho fatta partire io. Mai. Mai. Però nella mia vita mi sono sempre imbattuto in situazioni in cui una persona me l'hanno portata perché era in un momento difficile della sua vocazione, non sapeva se andare avanti, se andare indietro, se muovere, e ho sperimentato, e questo sì, una grazia speciale del Signore, e questo lo devo proprio dire, di aiutare tante persone, ma proprio tante, a fare un passo buono nella loro vocazione. Un passo buono.
Poi, per dire, il Signore ti dà qualcosa di quello che tu senti come desiderio, te lo dà sempre un po' a modo suo. Avere lo spirito d'avventura vuol dire anche lasciarsi un po' coinvolgere da Dio e non chiudersi nei nostri schemi. Uno può pensare, voglio fare una famiglia numerosa, e non gli viene. Uno può pensare, beh, facciamo un figlio, e poi basta, eh? E chissà che invece no. No? La vita è più grande di noi. Spero di non darvi una fregatura, ma io mi sono sempre fidato di Dio. Vedete come sono finito? Non so se vi conviene, eh? Come riuscire nella quotidianità a riscoprire i valori fondanti della famiglia senza cadere nelle abitudini materiali che il mondo propone? Beh, anche qui io parlo di me. E io c'ho solo la mia vita, non c'ho altro da darvi. Io mi rendo conto di quanto è importante nella mia vita il tempo della preghiera. E il tempo della preghiera non è solo dire le preghiere, ma ogni tanto fermarsi a leggere davanti a Dio la mia vita, quella che in termini tecnici si chiama meditazione. Cioè ogni giorno fermarsi a leggere come tu hai vissuto quella giornata, come hai affrontato certe situazioni, come hai reagito, e chiedersi: sono contento di me? Prima di dire Dio sarà contento di me, prima parla con la tua coscienza: sono contento di me? Non potevo fare diversamente? Sono stato libero o mi sono lasciato condizionare dall'andazzo comune? Sono stato io o mi ha portato l'onda? Questo io lo faccio ogni giorno. Questo aver cara la propria libertà, la propria identità, la propria coscienza. Avere cura della propria coscienza. Questo aiuta molto. Perché se tu ti lasci andare, oggi, domani l'altro, diventa sempre più facile. Dare questo spazio. Una volta si insegnava ai bambini, ogni sera prima di addormentarti fai le preghierine della sera e prima fai l'esame di coscienza. E lì qualche amico psicologo mi dice: voi fin da bambini gli mettete l'angoscia del peccato, eccetera. Dico: ascolta, se a te te l'hanno spiegato male non è colpa tua. Però l'esame di coscienza non è la coltivazione del senso di colpa, esattamente il contrario. L'esame di coscienza comincia così: so, o mio Dio, che mi ami e che perdoni ogni mio peccato. Così comincia l'esame di coscienza, eh? So, mio Dio, che mi ami e che perdoni ogni mio peccato. Mi metto davanti ai tuoi occhi con la mia giornata. E poi, sono stato contento di me oggi? Che cosa avrei dovuto fare diversamente e mi avrebbe reso più orgoglioso della mia giornata e più sereno davanti a Dio? Eccolo l'esame di coscienza. Come vedete, non è un creare i sensi di colpa, eh? No, è un progettare nel futuro. Questo è utile. Quando si arriva ai vertici dell'essere coppia, questo si può fare anche in coppia, ma ci vuole.
ci vuole tanto, e anche lì deve cominciare. Se volete fare l'esame di coscienza in coppia si può fare, ma deve cominciare così: so che tu mi ami e mi perdoni tutti i miei errori, non solo detto a Dio, ma detto lo sposo alla sposa, la sposa allo sposo. So che tu mi ami e mi perdoni tutti i miei errori. Allora oggi che ho combinato de male, cambia? Però qui siamo veramente, se una coppia arriva a questo, state sicuri che sono già oltre il dottorato di ricerca, no? Noi siamo più o meno alle elementari di solito, però questi hanno fatto tutta l'università, sono già abbastanza avanti, però. No, perché dice, se questo ci risponde a tutte così, ci frega. Osservazioni, domande, anche al microfono aperto. Qualche mano? Ragazzi, mi preme una cosa. C'è un bel libro di Erasmo da Rotterdam, un po' complesso, ma è bellissimo solo il titolo. Voi ricordatevi il titolo. Il titolo è questo: L'elogio dell'imperfezione. L'elogio dell'imperfezione. Intanto dice una verità fondamentale: solo Dio è perfetto. E se uno si crede perfetto o si aspetta una moglie perfetta o un marito perfetto, è uno stupido. Perché siccome solo Dio è perfetto e tu non sposi Dio e tu non sei Dio, allora tu non sarai perfetto. Però l'elogio dell'imperfezione vuol dire che si può vivere imperfetti e amare persone imperfette. Non lo dimenticate. Si può vivere imperfetti cercando di migliorare, chiaro. Sempre. E amare persone imperfette. E se cercano di migliorare ti riesce meglio. Se si sforzano di peggiorare è più complicato. Qui c'è piove. Il signor della Palisse, no? Era esperto in queste grandi... È meglio avere una moglie imperfetta che cerca di diventare migliore che averne una che cerca di diventare peggiore. No? Vale anche per il marito, eh? Però è possibile amarsi nell'imperfezione. E se no sarebbe un disastro. Qualche altra osservazione, domanda? Se no passo la parola. Fermo un attimo. Federico, ci viene a spiegare questa parte del lavoro che stiamo per fare? Intanto, se vi viene le domande, c'è ancora 5 minuti di tempo, per cui. Però intanto diamo la parola a Federico, così ottimizziamo l'uso dei tempi. Bene, siccome come Monsignor Vescovo ci ha detto, no, bisogna avere anche un po' di spirito di avventura, quindi essere pronti a cambiare nella vita della famiglia. Allora noi adesso facciamo un giochino, quindi giochiamo un po' prima del relax e poi della messa. Il gioco qual è? Quello che noi vi proponiamo è delle parole che abbiamo chiamato della famiglia. Guardate che mattoni, che muro che c'è della famiglia. Allora adesso noi... vi daremo un piccolo ricordo di questo incontro e vi inviteremo come coppia a scegliere una parola che secondo voi potrebbe essere determinante, importante per la vostra avventura familiare. Quindi ci ragionate un po', la scegliete, la condividete, tra di voi vi dite anche perché avete scelto quella parola.
poi noi passeremo a darvi questo piccolo segnalibro che è un ricordo anche di questo incontro. Poi finita questo momento ci prenderemo un attimo di relax e prima della messa lo rimetterete nei cestini quello che voi avete scritto. A fine messa, prima di andar via, passerete a riprendere questo segnalibro, però vi dovrebbe capitare di non riprendere il vostro e quindi vi porterete via molto probabilmente un'altra parola. Probabilmente perché poi nella vita della famiglia bisogna essere anche pronti a cambiare e a prendere altre parole importanti che magari uno non aveva previsto all'inizio. E quindi bisogna avere un po' questo spirito di cambiamento. Quindi il gioco che vi proponiamo adesso è proprio questo giro di parole in cui qualcun altro scriverà sicuramente una parola importante per la vostra nuova famiglia. Bene. Come prima ci sarà un po' di musica, intanto voi cominciate a parlare della parola che vi può andare meglio, vi verrà distribuito questo foglietto, la scrivete. Finiremo verso le 5:15 questo lavoro, faremo una quarto d'ora di pausa e poi alle 5:30 la Santa Messa.
comunque va bene, insomma, è solo perché stamattina un'altra mamma mi ha detto no, io lo vogliamo fare. Io prendo invece di donare questo. È turista nazionale. Ecco. Vabbè, comunque non c'è da... Oh. Ci sono le sofferenze di una comunità che io... per... Ci siamo. Io... che vengo da una chiesa della quale c'è un cinquantesimo dei preti di e le altre a parte questa, ecco. Comunque anzi di preti a fare responsabilizziamo di più i laici, ma non sarà serio. Sono un po' preoccupato. Questo va in giro a dire che c'è sempre la chiesa piena. Quando fate ragazzi? Io ne vedo uno tutte le mattine quando mi guarda allo specchio. Senti che... per terra. E tutti giù per terra, speriamo bene. Le parole sono tante. Avete scelto la vostra, il pettegolezzo diventa casino, confusione. Siccome è arrivata un'altra domanda, io direi di dare la parola al Vescovo per rispondere a un'altra domanda che avete fatto. Poi dopo ci diamo un quarto d'ora di pausa, un quarto d'ora e basta, quindi. Silenzio. Beh, queste di per sé sono due domande che richiederebbero una vita per rispondere.
La prima è: quali sono i segnali che Dio ci manda per capire che siamo sulla strada giusta? E la seconda, anche se come linguaggio è un po' così, quali segnali per riconoscere che Satana si è insinuato nella nostra vita matrimoniale? Allora, la domanda è la stessa: quali i segnali? Cioè, come si fa il discernimento, se volete una parola tecnica? Noi crediamo, per fede, che Dio comunica con l'uomo e che Dio comunica con l'uomo attraverso il suo cuore. Cioè Dio ci parla nel cuore, però siccome qui nessuno credo sia santo e abbia le locuzioni interiori chiare come i grandi santi, queste cose che Dio ci dice nel cuore fatichiamo a capirle. Come parla Dio? Dio parla guidando i nostri pensieri. Cioè, nel nostro intimo, dove si forma il nostro pensiero, dove si forma il nostro guardare la realtà e interpretarla, noi lì siamo nella nostra realtà più spirituale. Il pensiero, con tutto che gli scienziati continuano a dire che è solo un fenomeno fisico-chimico prodotto dal cervello, però ancora oggi le persone scientificamente serie ti dicono c'è comunque un quid nel fatto che l'uomo pensa, che resta veramente difficile da spiegare. Noi cristiani diciamo quel quid è il fatto che non siamo solo esseri corporei ma anche esseri spirituali. A quel livello, a livello del pensiero, del leggere la realtà, Dio comunica con noi. E c'è un'arte che si chiama l'arte del discernimento che ci insegna a riconoscere i pensieri buoni, quelli che in qualche modo giungono da Dio, dai pensieri cattivi. Ci sono tante indicazioni ed è una vera e propria arte. Educare alla vita spirituale una persona non vuol dire insegnargli le preghierine, questo ai bambini, non vuol dire fargli fare dei gesti in modo che durante la messa si muova in maniera giusta. Questo ai bambini. Ma gli adulti, educare gli adulti alla vita spirituale vuol dire educare al discernimento, cioè educare a riconoscere i pensieri, le ispirazioni, i segni che giungono da Dio e distinguerli da quelli che vengono primariamente dal nostro egoismo e dal nostro peccato e poi anche dallo spirito del male. Attenti, oggi va di moda il diavolo, no? Ci sono due fondamentali errori nei confronti del diavolo. Paolo VI, lo faranno pure santo, quindi so di dire cose solide. Primo errore, pensare che il diavolo sia solo un'idea e non esiste. Questo è un errore. Secondo errore, pensare che il diavolo sia più potente di Dio e della nostra libertà. Secondo errore, guardate, il diavolo non è in grado di cancellare del tutto, anche nei casi più straordinari, non è in grado di cancellare del tutto l'azione di Dio in noi e non è in grado di cancellare del tutto la nostra libertà se vogliamo restare uniti a Dio. Questo, se qualcuno ve l'ha detto, è eretico. Claro?
Se qualcuno vi ha detto che il diavolo è in grado di cancellare del tutto la nostra libertà, se vogliamo restare uniti a Dio e di cancellare del tutto l'azione di Dio in noi, è eretico. Questo è bene che sia chiaro, perché la nostra fede ci dice che l'azione dei sacramenti è efficace, per cui il diavolo, il tuo battesimo, non lo potrà mai cancellare. Il diavolo, la tua cresima, non lo potrà mai cancellare. La grazia che tu ricevi in una confessione non la potrà mai cancellare. L'azione di Dio non la può cancellare. Difatti, la Chiesa come dice che si combatte lo spirito del male? Con gli urli berci. No. Prendete il rituale degli esorcismi. Il rituale degli esorcismi sono preghiere. Preghiere perché l'azione di Dio in te, che c'è, venga da te riconosciuta e dalla Chiesa sostenuta con la sua grazia. Cioè, studiate la teologia, no? Non guardate il film L'Esorcista, perché il film L'Esorcista non è sicuramente il miglior film per capire l'insegnamento cattolico, eh? Comunque, che cosa volevo dire? Dobbiamo approfondire la conoscenza della nostra fede. Dobbiamo approfondire la conoscenza della nostra fede. Spesso noi camminiamo con quella conoscenza di fede che ci è stata data da bambini al catechismo, che era data a dei bambini. Quella, per essere adulti, i problemi dei bambini sono diversi da quelli degli adulti. Il cammino di fede deve sostenerci tutta la vita. Ah, ma allora chissà che cosa bisogna fare. Intanto l'indispensabile. L'indispensabile è fare il cammino della Chiesa. Il cammino della Chiesa è che ogni domenica ti propone un incontro con la parola del Signore che ti spiega e ti fa conoscere meglio la tua fede e un incontro con il sacramento, la confessione, se c'è bisogno, e la comunione, che ti rafforza. Guardate che chi fa questo si salva, eh? Per essere dei buoni cristiani non bisogna fare cose straordinarie. Un buon cristiano che vivesse bene la messa della domenica e ne facesse la fontana che nutre la sua settimana, no? Questo si salva, non solo, diventa santo. La storia della Chiesa è piena di santi che hanno semplicemente vissuto bene il normalissimo cammino cristiano. Siccome oggi siamo in un mondo complicato in cui le idee contro la fede ci vengono tartassate di continuo, che ci sia almeno una serata nella tua settimana in cui, in un cammino di adulti che vogliono meglio conoscere la fede, si possa riflettere, aiutati a capire meglio la fede, questo è ottimo. Se voi prendete gli Atti degli Apostoli, come funzionava la Chiesa primitiva? La Chiesa primitiva funzionava così. Tutti i giorni di festa, la domenica, celebravano l'Eucaristia e poi si riunivano nelle case, cioè la comunità primitiva aveva due appuntamenti settimanali, uno la preghiera comunitaria della messa, l'altro l'incontro più familiare per condividere la parola di Dio. E questi
hanno convertito il mondo? Io credo che... Io ho intenzione, sinceramente, di proporre un cammino serio sull'arte del discernimento. Perché questo discorso di educare la coscienza a riconoscere la guida di Dio è un discorso serio e mi sembra che sia un po' a poca pubblicità, diciamo così. Ti dico io quello che devi fare. Beh, se qualcuno vi dice così, preoccupatevi. Ti insegno ad ascoltare la voce di Dio. Questa è una cosa cattolica. Ti insegno ad ascoltare la voce di Dio. L'amore è anche dialogo sincero. Come vincere i nostri limiti, nello specifico, la paura di poter ferire l'altro? Non è facile imparare a dialogare. Sapete, c'è una cosa che c'era nel passato, molto saggia. Siccome era difficile vedersi, i fidanzati si scrivevano un sacco di lettere. Che uno diceva, oh, si figura. Perché? Guardate che è stato molto saggio, perché iniziavano il dialogo attraverso la mediazione dello scritto, che intanto, se ti scrivo una lettera, mi vergogno di meno che se una cosa te la dico sul muso. Poi, se mi arriva una lettera, la leggo, mi fa arrabbiare, la butto giù. Aspetto che mi passi, poi comincio a rileggerla. E magari, quando ci vediamo, ti dico, ma hai scritto questo? Ma ti rendi conto quello che mi hai detto? E l'altro, no, ma non hai capito, io non intendevo, però c'è una base da cui siamo partiti. La sapienza del passato non è forse da buttare. Io nei miei gruppi fidanzati a volte gli dicevo nel percorso, adesso scrivetevi una lettera. Dice, ma come, stiamo qui? No, scrivetevi una lettera. È una tecnica. Ce ne sono tante, eh? A dialogare si impara. Nessuno nasce imparato. Lasciatevi guidare. Stop, che dobbiamo dire la messa. Ci sgranchiamo un attimo le gambe, alziamoci in piedi e tra 7 minuti c'è la messa. Vi ricordo che l'intervento del Vescovo lo potete rivedere, non in diretta, però in video, sul sito della Diocesi, diocesimacerata.it, c'è l'intervento e tutto l'incontro ripreso. Lo potrete vedere chi vuole i prossimi giorni o farlo vedere ai fidanzati che non sono venuti. Grazie, ci vediamo tra pochi minuti. Stanno passando a ritirare i foglietti, quindi prima di uscire consegnate i foglietti alle hostess che stanno passando a ritirare i foglietti. Fra 10 minuti dopo ci troviamo qua. Le coppie per l'offertorio, prima di andare a farsi la sigaretta o il caffè, passino un attimo qua alla batteria. Batteria. Roberta e quell'altro? Roberta e Matteo?
poi dopo noi ci alziamo, mi alzo io e andiamo a piano. Uno dei miei passi. Ci troviamo lassù prima dell'offertorio. Allora, Roberto e Matteo, poi mi hai detto candeliere, Simone e Azzurra. Poi, tanto andate, non preoccupate. Ampolli, Maria e Francesco. Poi, Monte Cassiano è andato. Nenni e Gloria. Abbiamo bisogno di preparare la messa, io non c'è non vedo un diacono. Allora vorrebbero sapere la versione breve, versione lunga, da dove leggere. Falla breve, falla breve. No, chiedi al vescovo. Senti un po'. Sì. Io mi metto a confessare, poi lo dici se qualcuno vuole confessare. Io devo portare mia figlia a Milano, lo dice lui. Ma lui ha portato figlia a Milano? No, a Milano, per strada. Questo è il piccolo tuo, è piccolo. Non ce l'ho a scuola io questo. Come mai? Non l'hai mandato? A San Vito è andato. Non vergognati da San Vito. Lo so io. Tutti con la vista? No, no. No, l'altro sul tacco si comunista. Matteo. Aspetta, Matteo. E Mara, Flavio. Allora, se c'è un sacerdote e qualche diacono per preparare la messa, se viene qui, per favore. Un sacerdote e qualche diacono. Ci dovete togliere tutto però. Il direttore del seminario. Andiamo. Letture con i lettori? E per le letture quale prendiamo qui? Questo qual è quello della domenica? Questo. E le preghiere dei fedeli invece non ce l'abbiamo il testo? E non c'è un foglietto? Non credo. No.
quello che so io non ci sta. Manda un po'. Anche perché quello che c'è di là è soltanto. Eccolo! Al limite li mandiamo da qui, metto un tavolinetto qui sotto. Che dici? Non so, dobbiamo un attimo provare a collegarlo perché non so sicuro. Allora, forse è lo stesso. Ti fa le letture? Allora. La formula breve, prima, seconda, prima la seconda, il sangue la seconda. Trovi qualcuno tu? Sì, già ci sono i lettori. Ok, però io lo dico. Digli di far questo. Ok, grazie. Allora, i lettori per la prima lettura, salmo e seconda lettura. I lettori, prima, seconda e salmo, se vengono qua un attimo. Erano già stati assegnati, non so chi è. Che vuoi mettere sulla sedia? Adesso no, per il problema. L'offertorio, fanno l'offertorio. Sì, ma hanno regalati, ci ha pensato Flavia e Monica. Fanno l'offertorio, portano i doni. Sì, esatto, ci sta pensando Flavia e Monica. Intanto se devi mettere testa. Se sapevo che non c'era niente, ma io ho portato le mimose. Ho la pianta io. Ce l'ho vista. Grazie. Moglie di quel primo ragazzo che ha fatto la domanda a lei, è bella la risposta, fidarsi di Dio perché non sappiamo qual è il progetto. Io sono quella che ne ho avuti quattro di bimbi, io dico che li ho avuti perché li ho persi, però ci sono, cioè non è che la gravidanza non arriva, non è che però li perdo. Perché non vorrei intraprendere strade che non siano quelle naturali, però speriamo. Perché per le strade naturali si arriva, no? Sì, no, bisogna trovare un modo di creare un ambiente.
però quando mi dicono hai figli non dico mai di no, perché in fondo quattro ci sono, solo che sono soffrendo. Grazie comunque. Però, la chiamerò, guarda, io spero. Guarda, non so se c'ho. Dico il mio. Ma tanto il mio indirizzo. La cosa migliore, tanto io le leggo le mail. Allora, vescovo chiocciola diocesi macerata tutto attaccato.it. Me lo segno semplicissimo. Vescovo chiocciola diocesi macerata.it. Va benissimo, grazie. Monica, Monica e Flavio è. Grazie. Ah sì, è vero. Ah ok. Vescovo. Sì. Allora, la formula è questa qui, seconda lettura, poi sì. Loro fanno, finita questa, loro fanno il ritornello cantato, sì. Si fermano, tu leggi la frase sì. E loro fanno quest'altro, quindi okay. Lasciamo tutto qui. Benissimo. Allora, se riprendiamo posto per l'inizio della messa. Allora prendiamo posto per l'inizio della messa. Siete andati a prendere la casula? No, per il vescovo. Io no, non ho preso niente. Parte breve, prima il salmo, poi la seconda c'è la parte breve, questa. Allora riprendiamo posto. Ciao.
io ne ho già dette due, fammi risparmia una. Io ne ho detta una, no. Una pro popolo e una per l'intenzione. Ecco. Ti metto là? Vabbè. Qualcuno vuole, c'è qualcuno che desidera confessarsi. D'accordo. Lo diciamo? Sì, lo dice lui. Io lo dico anche per la confessione. Allora, chi desidera confessarsi, ci sono dei sacerdoti? Quindi chi desidera confessarsi da questa parte lo può approfittare. Allora, ci accomodiamo per iniziare la messa. Prendiamo posto. Quando iniziamo?
canto, sì, sì. Sì, sì, sì. Adesso ho io Federico. Ci pensi tu a andare via? Sì, possiamo cominciare. Allora, intanto che se siete pronti, possiamo iniziare la messa. Diciamo questo, che abbiamo raccolto il fogliettino con le parole che avete scritto. Però questa cosa è in particolare per le famiglie animatrici, siccome abbiamo anche altri fogliettini, se alla fine della messa, prima di andare via, le famiglie di ogni zona, se vogliono, possono prendere altri foglietti per le coppie che mancano, e quindi potete poi darle come... Quindi le famiglie animatrici alla fine della messa possono prendere gli altri foglietti avanzati, che stanno qua, quindi ci pensate da soli. E adesso possiamo iniziare la messa. La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci prepariamo insieme a vivere questo momento di preghiera, sentendoci uniti e chiamati all'incontro col Signore. Vorrei dire una cosa. Vorrei dire una cosa che credo ci aiuta anche a entrare in una maniera giusta in questo momento di preghiera. Nell'insegnamento della Chiesa noi diciamo beati gli invitati alla cena del Signore e invitiamo chiaramente le persone ad accostarsi all'Eucarestia. Sappiamo anche che ci sono delle situazioni in cui la Chiesa chiede alle persone di non accostarsi all'Eucarestia perché vivono in una condizione nella quale sembrerebbe una contraddizione, no? Non vivere secondo l'insegnamento della fede e accostarsi all'Eucarestia, senza giudicare su quello che il Signore vede nei cuori, è quello che la Chiesa ci insegna a fare. Allora, però è bello comunque sentirci uniti. Allora io proporrei di fare questo che fa parte della normale prassi della Chiesa.
quando sarà il momento della comunione. Le persone che possono fare la comunione vengono a ricevere la comunione. Le persone che per la loro condizione di conviventi, divorziati, risposati o altro, non possono fare la comunione, ma vogliono venire comunque a ricevere un segno di benedizione, possono venire e, mentre chi fa la comunione farà così con le mani, chiedendo la comunione, gli altri vengono così, no? Vengono con le mani così e io gli do la benedizione. Perché il Signore ci ha detto di benedire tutti, tutti. E non ci sono limiti nel benedire. E il Signore ha chiesto al Vescovo di benedire tutti come dei figli. E io benedico tutti come dei figli. E non ho limiti nel benedire. Ecco, spero di essermi spiegato. Questa è una spiegazione che serviva per vivere fin da ora la messa come un momento in cui ci sentiamo fratelli. E siccome tutti abbiamo bisogno del perdono del Signore, davvero tutti, tutti diciamo insieme: confesso a Dio onnipotente che ho molto per mia colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera, le opere di carità fraterna. Guarda noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Diciamo insieme: Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre.
I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. È parola di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero:
quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio ed in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Durante la Quaresima la parola di Dio che ci viene offerta è sempre molto ricca e ci sono tanti temi che potrebbero guidarci nella meditazione di queste letture. Mi limito con voi a dare una breve notazione su questo Vangelo di San Giovanni. Gesù reagisce con una grande forza, fa un gesto tipico dei profeti, una sferza di cordicelle caccia fuori tutti, frusta. Reagisce perché, lo dice il Vangelo di Giovanni, perché avevano trasformato il Tempio di Dio in un luogo di mercato. Cioè, avevano creato un rapporto con Dio che assumeva le caratteristiche di un rapporto mercantile. E questo fa arrabbiare Gesù. Come ci rapportiamo con Dio? Che rapporto abbiamo con Dio? Abbiamo un rapporto di mercato con Dio? È una domanda seria, eh? Che cosa vuol dire un rapporto di mercato? C'è una frase latina che lo esprime in maniera molto chiara. Do ut des. Io ti do se tu mi dai. Questo è il mercato. Io ti offro qualcosa e tu mi dai qualcos'altro. Io ti pago e tu mi fornisci un servizio. Cioè creare un rapporto con Dio in cui in qualche modo Dio mi interessa perché può darmi qualcosa che mi preme e allora sono disposto a rinunciare a un bene, a qualcosa che ho, a dargli tempo, a dargli attenzione, a dargli devozione, perché lui mi dia. Qual è il contrario del rapporto di mercato? L'opposto. È il rapporto d'amore. È il rapporto d'amore. Donare. Perché nell'amore, quando l'amore è vero, si dona gratis. È proprio il contrario del mercato. Contrario della logica di mercato. Difatti, il contrario dell'amore è la prostituzione. No? E la prostituzione è trasformare la fisicità dell'amore in mercato. Vendersi. Fanno due persone che hanno un rapporto sessuale, se lo fanno per soldi, in una logica di mercato, è prostituzione. Se lo fanno per dono, in una logica di amore, è matrimonio, è amore. Vedete, l'opposto del mercato. E Gesù ci dice che anche nel rapporto con Dio dobbiamo stare attenti a non costruire un rapporto di mercato.
E guardate, anche noi preti ci dobbiamo stare attenti, perché la tentazione è costante. Ma sapeste quanta gente mi dice: ma scusa un attimo, io sono bravo, sono buono, vengo alla messa, dico tutte le preghierine, faccio tutte le cose in fila, ho anche la medaglina di Santa Rita, no, quindi sto a posto. Perché il Signore ha fatto così e così e così? Sottinteso. Io ho pagato la mia parte, perché lui non rispetta i patti? Questo è il rapporto di mercato. Dio deve fare quello che dico io pago e lui fa. Beh, Gesù dice che questa non è la sua fede. Con che logica fai questo? Perché puoi dire questo? Perché puoi dire che Dio non vuole con noi un rapporto chiaro, limpido, preciso come quello del mercato? Noi faremo le brave persone e lui ci darà tanti premi. Perché non dici così, Gesù? E Gesù dice: vi darò un segno. Voi distruggerete questo tempio, cioè questo segno della presenza di Dio, che era il suo corpo, cioè la sua persona, ma questo corpo risorgerà. Cioè voi cancellerete la mia presenza come inviato di Dio che vi dice che cosa davvero Dio vuole da voi, e direte: questo è un peccatore, non viene da parte di Dio, lo facciamo fuori. E Dio testimonierà che ciò che io vi ho insegnato è vero e che lui vuol proprio che voi viviate con lui nel rapporto che io vi ho insegnato, e lo farà come? Facendomi risorgere. Voi mi farete fuori e lui mi rimetterà sulla strada di fronte a voi, vivo e presente, con un segno chiaro. Dice Paolo: noi sappiamo che possiamo credere in Cristo e che attraverso lui conosciamo la volontà di Dio, perché Dio ce lo ha testimoniato in maniera certa facendolo risorgere dai morti. Allora, ciò che Gesù ci insegna è certo. E Gesù ci dice che Dio vuole con noi un rapporto d'amore, non un rapporto di mercato. Dio ci donerà tante cose che noi non ci siamo guadagnati, perché non è un rapporto di mercato. Se tu diventi buono, io ti perdono. Non funziona così. Zaccheo non era per niente diventato buono. Il figlio, il prodigo, non era per niente diventato buono, era solo diventato affamato. Ed essendo affamato dice: vado a casa che mangio di più. Il Padre ci dona il suo perdono, non ce lo fa pagare. Il Padre ci dona il suo perdono, ma ci chiede il nostro amore, non in leasing. Noi vorremmo dare l'amore a Dio a leasing. Te lo do, però, o me lo affitti, o mi dai qualcosa. No. Nel giorno in cui noi saremo capaci di amare Dio con gratuità: Signore, io ti amo e ti voglio nella mia vita e mi fido di te, non dopo che mi avrai dimostrato che mi conviene, ma perché mi fido di te. Se noi saremo capaci di costruire un amore gratuito col Signore, sperimenteremo quanto è grande l'amore di Dio. E se noi ci mettiamo in un rapporto con Dio costantemente di contratto, lo trattiamo come se fosse uno di noi. E non usciamo dal nostro egoismo e dalla nostra chiusura. Vedete, oggi si dice che il mercato comanda su tutto. Beh, su Dio no. E per quanto la BCE, la BCC e tutte quelle altre cose possano pensarlo, state tranquilli che su Dio no. Non costruite un rapporto di mercato tra voi, ma un rapporto d'amore. E
cerchiamo di costruire con Dio un rapporto d'amore. Questo ci farà sperimentare la grandezza della resurrezione. Rivolgiamo con fede la nostra preghiera al Signore. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per tutti i battezzati, vero tempio del Signore, perché liberi da ogni idolatria, rendano il culto gradito a Dio attraverso una vita secondo giustizia e verità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che il Signore ha chiamato per guidare la sua Chiesa, perché sempre e dovunque, con umiltà e coraggio, siano una chiara testimonianza dell'amore di Dio per il suo popolo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, fa che i serbatoi che riempiamo con il matrimonio per il volo della nostra vita insieme siano sempre pieni, pieni di umanità, del tuo Spirito Santo, pieni della tua fede, necessaria per mantenere sempre vivo in noi lo spirito d'avventura. Preghiamo. Grazie Dio che mi hai dato la possibilità di aver vicino a me una persona che amo e che mi ama, che la mattina quando mi sveglio non sono solo. Quando ho un pensiero o un dolore posso condividerlo, che posso piangere e ridere insieme. Preghiamo Dio per la salute e ti ringraziamo per tutte le cose visibili e invisibili che fai per noi. Dio, ti vogliamo ogni giorno nella nostra casa dove si trova il nostro cuore. Preghiamo. Preghiamo il Signore per la nostra comunità diocesana, questa famiglia più grande, fatta di tante, tante, tante famiglie, perché davvero diventi, secondo la volontà di Dio, con tutti i limiti che abbiamo, un cuor solo e un'anima sola. Per questo preghiamo. Accogli, o Signore, le nostre preghiere, le presentiamo a te fiduciose nell'intercessione di Maria, tua madre. In lei noi riponiamo tutta la nostra fiducia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Grande amore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo. Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete. Bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù ci ha insegnato a rivolgere a Dio uno sguardo di fiducia e a chiamarlo Padre. Per questo diciamo insieme, Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito di Cristo, Signore, scambiatevi il dono della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di Gesù soltanto una parola e io sarò salvato.
adesso le porto su. La pellina dove metti? Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prima del canto finale sono doverosi i ringraziamenti. Pensiamo che prima di tutto dobbiamo ringraziare il nostro Vescovo che da padre attento si è messo in dialogo con noi, con i fidanzati, con le coppie di sposi che li accompagnano. Ci ha parlato, ma ci ha anche ascoltato. Quindi il primo grazie va a Monsignor Nazareno Marconi. Poi i ringraziamenti per l'organizzazione, alle persone che hanno lavorato per preparare, alle coppie che accompagnano i fidanzati che hanno organizzato questo pomeriggio, all'animazione del canto, al gruppo che viene da Porto Recanati quest'anno, quindi un applauso glielo facciamo subito, perché poi cantano. Grazie. Anche a chi si è occupato dell'animazione della liturgia, predisponendo le letture, le preghiere, l'offertorio e così via. Poi un ringraziamento grande, doveroso proprio, che nasce dal cuore a tutte le coppie di sposi che con impegno, dedizione, dedicano il loro tempo ai fidanzati. È un dono prezioso che abbiamo come chiesa locale, ma è un dono che vogliamo condividere. Quindi invitiamo le coppie di fidanzati che così sono state con tanto amore accolte a fare un pensierino, a rendersi disponibili poi negli anni prossimi ad accompagnare altre coppie di fidanzati, perché il dono ricevuto, ci è stato detto anche stasera, no? Va anche ridonato, quindi è un invito, una chiamata stasera per alcuni di voi o per tutti. L'ultima è un ringraziamento a tutti i fidanzati invece che si sono così, hanno accolto l'invito a stare questo pomeriggio tutti insieme qui insieme al Vescovo, insieme ai sacerdoti, scusate, ce n'erano tanti stasera, grazie anche ai sacerdoti, davvero, che soprattutto hanno dato stasera il tempo per le confessioni, è un dono prezioso anche questo. Ci ringraziamo vicendevolmente, insomma. Grazie a tutti e buon rientro a casa. I bigliettini, ricordo alle coppie che accompagnano, i bigliettini da ritirare. No, ho confuso. Ricordo ad ogni coppia di ritirare il bigliettino qui davanti, alle coppie che accompagnano quelli dietro.